La città di Barletta nuovamente protagonista ai campionati italiani 2012 di danza sportiva, competizione che ha visto la città della disfida davvero ben rappresentata dagli atleti dell'associazione sportiva numero 1, il tutto nello splendido scenario del Pala Congressi di Rimini Fiera. 11 le coppie di ballerini giunte in finale, 8 sul podio. Accedono ai mondiali d'Ungheria del prossimo 22 settembre Luigi Battaglia ed Emilia Paolicelli, orgoglio tutto barlettano. Successi strepitosi per il duo Michele Vilella, Anna Liegi, ottima performance e grande primato per Antonio Falconetti e Tati Rizzi nella categoria 14-15 anni, classe B2, e per Salvatore Di Bari ed Ilenia Daddato nella categoria B3. Sono loro i campioni italiani di ballo, medaglia d'argento per Fabio Tupputi ed Ilenia Buccardo, medaglie di bronzo per la promettente coppia composta da Gabriele Progredi ed Ilaria Fiorella, idem per Raffaele Caporusso ed Annalisa Di Staso, Luigi Gentile ed Alessia Piccolo, quarti Ruggero Rizzi e Giorgia Buccardo, 10-11 anni, seguono in quinta posizione Antonio Lionetti ed Ilaria Rizzi, 14-15 anni, e Francesco Cosentini ed Antonella Porcelluzzi, piazzatisi in sesta posizione nella classe D2, 18-34 anni. Abbiamo quattro campioni italiani, di cui uno scelto per andare ai mondiali in Ungheria e ai campionati del mondo junior a Kiselek a settembre, e altri, diciamo, oltre i quattro, sette finalisti. Quindi siamo molto contenti, abbiamo raddoppiato i finalisti dell'anno scorso. L'anno scorso erano sei, quest'anno 11, quindi quasi raddoppiato, e siamo molto contenti di aver portato Barletta al successo di nuovo. Emozionatissimi Luigi ed Emilia, già con la testa ai mondiali. Luigi Battaglia ed Emilia Paolicelli ai mondiali, emozionatissimi, scommetto. Sì. Questa è stata una delle tante vittorie che abbiamo avuto durante l'anno, però questa è stata quella più sentita, e sapevamo di dover ballare per il mondiale, perché questo era l'obiettivo da noi prefisso, dal nostro insegnante anche, sin dalla prima prova. A campionato abbiamo straballato, e tutto questo lo dobbiamo in primis ai nostri genitori, al nostro insegnante Roberto Di Malta, e che hanno sempre creduto in noi e che credono tuttora. Stamattina c'è qualcosa di te.